Una buona serata, ben ritrovati con Dentro la Notizia. In apertura alla cronaca, la Procura di Foggia ha aperto un'indagine su una serie di tangenti che sarebbero state pagate nel mondo dell'aeronautica. 14 genitori infatti avrebbero pagato da 7 a 25 mila euro per ottenere un posto per i loro figli. Denaro che si ritiene sarebbe stato intascato da tre militari in servizio alla 30 stormo della base militare di Amendola. Le indagini scattate nella primavera di un anno fa, dopo la denuncia presentata da uno dei genitori che, per assicurarsi che il figlio superasse il concorso, avrebbe pagato una somma di denaro. L'ipotesi di reato contestata dai magistrati della Procura d'Auna ai tre militari dell'aeronautica coinvolti in pratica di concussione. Tra l'altro, pur non entrando nel merito dell'inchiesta, l'aeronautica dice di avere piena fiducia nell'operato della magistratura. Passiamo adesso alla vicenda dell'ex Ilva di Taranto, perché ieri c'è stato un atteso incontro tra governo, Regione Puglia e sindacati con un unico obiettivo, di avere risposte immediate dall'azienda. L'ultimatum del governo è chiaro sulla vicenda dell'ex Ilva di Taranto. Risposte immediate sul futuro dei lavoratori. Il ministro Urso ha incontrato giovedì sia il governatore regionale pugliese Emiliano che i sindacati, che per lunedì 21 novembre hanno proclamato 4 ore di sciopero dopo la decisione dell'azienda di sospendere gli ordini stabiliti e di mettere gli operai in cassa integrazione. Emiliano ribadisce l'inaffidabilità dell'azienda proprietaria dell'indotto ionico e che revochi immediatamente la sua decisione di non pagare e di rescindere i contratti con le aziende. Il ministro Urso ha detto che ci deve essere una prospettiva per il futuro dell'acciaieria italiana ed europea. Noi ci muoviamo in questo senso e anche di riequilibrare la governance dell'azienda proprietaria dell'indotto in modo che si dia una risposta precisa rispetto agli impegni presi. Andiamo avanti, occupiamoci adesso di consorzi di bonifica regionali. Il problema delle assunzioni, appunto, in questi contesti è stato oggetto di un approfondimento presso la seconda commissione del Consiglio regionale pugliese. Nel corso dell'audizione del vicepresidente, dal vicepresidente regionale Caselli, è stato chiesto di sapere come avvengono le modalità. A causa di pensionamenti di dipendenti, negli ultimi 5 anni c'è stato un ridimensionamento. Il management dei consorzi ha manifestato l'apertura al dialogo e la volontà di tornare indietro rispetto alla determina dirigenziale dello scorso luglio. Si prevede un fine settimana caratterizzato da forte maltempo e ben 42 eventi estremi hanno colpito la città di Bari, causando numerosi danni a strutture e zone del capoluogo pugliese. E quanto è stato accertato da una ricerca dell'Osservatorio Città Clima 2022 realizzato da Lega Ambiente. In Puglia sono stati ben 112 gli eventi estremi rilevati e 12 di questi hanno colpito il capoluogo barese. Da segnalare anche negli anni passati, la tracimazione di una fogna nel 2020, l'allagamento delle strade di Carbonara nel 2014, anche la tromba d'aria che investì Torre a Mare, giusto per citarne alcuni. Per Lega Ambiente Puglia, anche le regioni e i comuni sono chiamate a dare risposte concrete ai cambiamenti climatici. Come sapete, ieri si è svolta a Cerignola nel Foggiano la giornata mondiale della filosofia, un evento che è stato organizzato dal club UNESCO della città Ovantina. In questa edizione di Dentro la Notizia vi facciamo ascoltare l'intervista che abbiamo realizzato ieri sera con Matilde Iaccherino, preside dell'Istituto Comprensivo Giovanni Paolo I di Stornara, unica scuola esterna tra le tante scuole ovadine ad aver partecipato all'evento. Sentiamo che cosa ha detto ai nostri microfoni. E siete presenti e lei è presente anche per questo appuntamento importante organizzato dal Club UNESCO di Cerignola. Sì, è esattamente il secondo anno che siamo qui per questo appuntamento molto importante. Il primo anno sotto la mia dirigenza ed ho tenuto moltissimo a curare la nostra
vostra presenza qui, perché per noi la filosofia, diciamo, come ho avuto modo di scrivere nella circolare che ho mandato ai docenti, la filosofia è un gioco da ragazzi, nel senso che tutta la giornata di oggi, la giornata internazionale della filosofia, è stata incentrata tutta sulle grandi domande di senso, partendo dall'infanzia, primaria, scuola media, per cui l'evento di stasera, diciamo, è il culmine. Diciamo il culmine di una giornata intera spesa alla preparazione dei ragazzi e dei bambini e dei ragazzi a questo evento, perché in un istituto comprensivo parlare di filosofia fa ancora storcere il naso a molti, ma sappiamo bene che esistono progetti nazionali e internazionali come Philosophy for Children, al quale noi abbiamo aderito, che tendono a portare la filosofia non come storia della filosofia ma come pratica del pensiero critico, del dubbio metodico, già a partire dai gradi della scuola dell'infanzia fino ad arrivare alla scuola media. E quindi siamo qui veramente felici, contenti di essere qui con questi ragazzi, ed è anche una bella opportunità per un contesto come Stornara, una realtà difficile di immigrazione, di dispersione scolastica, per cui tutte queste occasioni culturali sono veramente, diciamo, occasioni di grande crescita anche nostra professionale e dei nostri alunni. Senta Presidente, con cortesia un'altra domanda: quanto è importante per voi fare cultura nel vostro istituto e soprattutto in una città difficile come la vostra? Assolutamente, noi siamo l'unica scuola sul territorio di Stornara, per cui siamo un polo culturale e tutti si riferiscono a noi, le associazioni, il volontariato, i genitori, gli alunni, quindi abbiamo un compito che va ben oltre quello di una normale scuola, non abbiamo soltanto un compito didattico, pedagogico, educativo, noi siamo il centro culturale, propulsore della cultura in un territorio, diciamo, difficile, in un territorio complicato, con poche risorse facciamo molto e quindi, diciamo, abbiamo un impegno etico, sociale e civile. Grazie. Cerchiamo di portare avanti con gioia e con coraggio. Grazie, buon lavoro Presidente. Grazie. Bene, questa è l'intervista alla Preside Matilde Iaccherino dell'Istituto Comprensivo Giovanni Paolo I di Stornara. Poi la prossima settimana nel corso di Mattina 24 Live concluderemo il racconto con l'intervista a Pia Marinaro, presidente dell'EU Club di Cerignola. Bene, adesso veniamo ad una ampissima pagina sportiva, tutta dedicata stasera alla pallavolo, perché domani è in programma la settima giornata del campionato di Serie B2 di donne di pallavolo femminile, con l'atteso derby cittadino per la prima volta in ambito nazionale tra pallavolo Cerignola e Fenice Libera Virtus. Allora, andiamo a sentire le ultime notizie, innanzitutto partendo dalla squadra padrona di casa, appunto la pallavolo Cerignola, come si prepara a questa sfida. La pallavolo Cerignola arriva al derby cittadino di sabato 19 novembre in una condizione positiva. Le Pantere, allenate da Michele Valentino, occupano attualmente la quinta posizione della classifica del campionato, con 4 vittorie e 2 sconfitte, con 12 punti all'attivo. L'ultimo successo è maturato nello scorso weekend in rimonta in terra abruzzese contro la formazione del Pescara Project con il punteggio di 3-1. Fino a questo momento la squadra ovantina sta conoscendo un momento positivo di questa stagione, dopo un ritorno in questa serie che mancava da 4 anni. Per Michele Valentino la consapevolezza che sarà un derby emozionante, ma da non sottovalutare. Allora, è una partita particolare, perché è un derby, il primo derby del campionato nazionale a livello femminile che facciamo a Cerignola. È una partita particolare. Io spero sicuramente a livello di spettacolo che sia un bellissimo spot per la pallavolo cerignolana, che se lo merita. Le aspirazioni per una vittoria nel derby cittadino ci sono tutte, ma l'importante è non sottovalutare l'avversario in nessuna maniera, nemmeno se si trova nelle ultime posizioni di classifica. Inizio della gara alle 18 al Palasport Nando Di Leo. E per quanto riguarda invece la Fenice Libera Virtus, c'è voglia di riscatto dopo la sconfitta subita lo scorso weekend da parte della Sportilia a Bisceglie, e anche cercare di dare una giusta dose di serenità e cercare una vittoria che possa ridare anche slancio ad una classifica sino adesso preoccupante.
Scusate, non era questo il servizio che avevamo chiesto? Naturalmente non c'è problema, difficilmente ci saremmo arrabbiati per una condizione come questa. E allora, se la regia è pronta, possiamo vedere il servizio relativo anche alla vigilia della Fenice Libera Virtus in questo Derby Cittadina. Per la Fenice Libera Virtus è un momento particolarmente delicato di questa prima parte di stagione del campionato di pallavolo femminile Serie B 2 donne. Le virtusine, allenate da Michele Drago, arrivano al confronto del derby cittadino con la pallavolo Cirignola sabato 19 novembre alla Palasport Nando Di Leo in un momento particolare di classifica. Terz'ultimo posto con soli 4 punti, frutto di una vittoria e ben 5 sconfitte. L'ultima maturata lo scorso weekend in casa al Palapamida Tatarella contro la formazione della Sportiglia Bisceglie con il punteggio di 3-1. Dopo essersi trovate sotto di 2-7, le ragazze opantine avevano accorciato le distanze e riaprendo la partita, sperando di andare al tie-break del quinto set. Ma così non è stato. Troppi errori e troppe difficoltà sono emerse nella costruzione del gioco. Per Fabiola Favizzi, giocatrice del team Virtusino, è vero quello che è accaduto lo scorso weekend, ma bisogna rimettersi in gioco anche nel derby. Sì, è un peccato perché effettivamente era una partita alla nostra portata, l'avevamo preparata anche piuttosto bene, c'è da fare anche i complimenti agli avversari perché stavano messe bene sia a muro che in difesa. È stata una partita altalenante, sono prevalsi momenti no rispetto a quelli sì e ovviamente questo ci ha portato alla sconfitta. Sicuramente la cosa negativa è che noi iniziamo sempre con la spina staccata, diciamo così, e quindi questa cosa ci porta poi ad avere difficoltà sia psicologicamente che proprio a livello di punti e di gioco a poter andare avanti e a poter rimontare. Dobbiamo fare meglio. Certamente è una partita importantissima, forse è la più importante, nonostante siamo ancora all'inizio. Questo è il derby e per quanto possiamo non dircelo, ma la pressione c'è, ma parte da noi stessi perché vogliamo far bene a Cerignola e dimostrare di poter fare molto di più di quello che abbiamo dato fino ad adesso. Le premesse ci sono tutte per fare in modo che la formazione virtuosina possa tornare quanto prima alla vittoria e il derby potrebbe essere una di queste. Ma è chiaro che per mantenere questa serie bisognerà dare tutta la grinta e determinazione possibile. Ricordiamo il quadro completo della giornata in Serie B2 Donne di Volley. Domani per la Pallavolo Cirignola Fenice Libera Virtus, prima donna Bari Star Volley Bisceglie, Sportiglia Bisceglie Pescara Project ed Isernia Francavilla. E in ultimo Green Energy Castellaneta Pasano. Poi domenica le ultime due sfide: Cotropiano contro Nocciano e Lavinia Trani contro Utura Termo. È tutto per questa edizione di Dentro la Notizia che conclude la nostra settimana di informazione. Vi ricordo che i servizi e notizie e le edizioni dei TG in continuo aggiornamento li troverete come sempre sui nostri canali social, Facebook, YouTube e Twitter. Vi aspettiamo domani con la nostra informazione sportiva con Weekend sabato 24 speciale Sport. Grazie a tutti per essere stati con noi. Buon fine settimana.